a tutte e a tutti, bentornati in un nuovo video. Allora, ho tantissime domande a cui rispondere perché spesse volte vi invito a farmi domande di qualunque tipo sulle stories di Instagram. Altre volte siete voi che in modo del tutto spontaneo, sotto a qualche mio video per commentare, scrivete anche domande di approfondimento sulla mia persona o su temi specifici che vi riguardano molto e che sono anche attinenti alle sfere di cui mi occupo io spesso, che sono sempre più o meno quelle: organizzazione, coaching, meditazione, spiritualità, famiglia, bioetica, eccetera, eccetera. Allora, ho piccole grandi domande qui sullo schermo del mio computer, ne ho veramente tantissime, quindi non credo che esaurirò gli argomenti in quest'unico video, penso che ne spezzetterò più di uno, anche per non farli lunghi come una quaresima, ma cercando di approfondire le vostre domande e poter rispondere in maniera più ampia. Allora, c'è Simona Marcheggiani che mi chiede: "Ciao Sabrina, io come capirai sono nuova del tuo canale. Che tipo di studi fai e perché? Sei molto praticante? Nella vita cosa fai? Scusa, è solo per conoscerti di più. Sento nell'ultimo video una scuola di mindfulness. C'entra la meditazione? Come la concili con la fede? Grazie, se vorrai rispondermi." Allora, è una domanda che in realtà ne contiene 4 o 5 e sono tutte quante molto interessanti. Io mi tolgo gli occhiali perché, nonostante ho girato la lampada in modo tale da non fare riflesso diretto, vedo che ho due bei cerchiotti di luce. Vedete, così è un po'... vabbè, però non ci vedo se non metto gli occhiali, quindi cerco un attimo di venirvi incontro. Allora, che tipo di studi fai? Perché? Nella vita cosa fai? Allora, passiamo al problema, al discorso studio-lavoro. Allora, nella vita che cosa faccio? Oltre ad essere mamma di tre giovani adulti, nella vita mi occupo di diverse cose. Sono una persona estremamente poliedrica, per cui alcune cose me le porto dietro da anni, altre cose sono di nuova acquisizione, per cui linea di massima le tante cose che io faccio in particolare sono: numero uno, occuparmi di una onlus che ho fondato insieme a mio marito nel 2005. Ci occupiamo di seguire famiglie in attesa di bambini particolari con problematiche di salute importanti. Noi accogliamo le loro richieste d'aiuto ogni volta che ricevono purtroppo una diagnosi non buona su questi bimbi. Cerchiamo di mediare tra loro e il sistema ospedaliero, cercando di metterli in contatto con gli specialisti più adatti a gestire quella gravidanza. Questo ovviamente se i genitori desiderano andare avanti, perché come molti saprete, per i casi di patologia fetale, spesse volte, anzi nella stragrande maggioranza dei casi, si propone l'interruzione della gravidanza, quella che viene definita terapeutica, anche se poi di terapeutico detto fra noi non ha nulla, però diciamo un aborto viene proposto. Molti genitori seguono questo consiglio, a volte anche in maniera inconsapevole, nel senso lo fanno spinti da alcuni medici, i quali la buttano giù dura sul bambino, e altre volte chiaramente il bambino effettivamente non ha possibilità di vita. Sta di fatto che invece molti altri genitori scelgono di andare avanti comunque, sapendo che il proprio piccolo non ce la farà a sopravvivere dopo il parto, oppure sarà diciamo un bambino con problemi, ma scelgono di accoglierlo comunque. In questi casi, nei casi cioè in cui i genitori vogliono andare avanti ed essere accompagnati nella scelta di accompagnare il proprio figlio fino alla morte, oppure di accoglierlo con delle disabilità, noi ci affianchiamo a queste famiglie e forniamo loro la possibilità di mettersi in contatto con i migliori medici possibili per il loro caso, a volte anche per tentare di curare questo bambino, perché molte volte ci sono delle possibilità di terapia in utero di cui alcuni medici non parlano. Altre volte non ci sono queste possibilità, ma i genitori comunque decidono di giocarsela, tra virgolette, accompagnando appunto il figlio in questo percorso. Noi ci siamo in quel caso anche affiancando loro delle famiglie che hanno già fatto scelte simili a questa. Io e mio marito siamo una di queste famiglie che abbiamo scelto di portare avanti la nostra gravidanza nel 2003 di nostro figlio Giona, che ha già 16 anni, ma che a 20 settimane di gestazione c'era stato detto che sarebbe morto prima di nascere o appena nato. Chiaramente un bambino con le sue problematiche, un bambino che è stato trattato a livello chirurgico prima e dopo il parto e della sua infanzia, ha vissuto diversi interventi, tuttora è medicalizzato a sufficienza, è un ragazzo che sarà trapiantato di rene, credo anche a breve, tra l'altro, perché insomma pian pianino ci avviciniamo alla dialisi, però
Se ti dovessi dire una vita disgraziata, non lo rifarei mai più, il bambino è sofferente, cioè ti direi soltanto un cumulo di bugie. La verità vera è che la nostra vita è stata una vita benedetta, nel senso che questo bambino ci ha regalato una dimensione superiore di quella che è la mia vita, di quella che è la nostra vita, come famiglia, come persone soprattutto, e che lo rifarei mille volte, questa è la verità. E grazie a lui appunto è nata la nostra associazione che tanto ha fatto per tantissime famiglie. Quindi dire che siano vite tribolate o senza senso sarebbe dire veramente una bugia grande. Quindi questa è una delle cose che io faccio. Il resto è, diciamo, l'hai visto anche sotto i tuoi occhi, nel senso che mi occupo del canale YouTube, faccio video. È un canale che è iniziato con dei video abbastanza frivoli, no? Che parlavano di trucchi, di creme, di bellezza, di shopping, cose così. E negli anni invece la mia vena più profonda, quella un pochino più alla ricerca di un senso, ha voluto manifestarsi anche nell'ambito del canale. Cosa che tra l'altro è stata molto apprezzata dal mio pubblico, per cui diciamo che il mio pubblico ha saputo seguire anche il mio cambiamento come persona. Quindi se prima il canale era semplicemente un polmone in cui cercare un po' di frivolezza, è diventato poi l'espressione di quell'equilibrio che mi rappresenta e che è fatto in parte di leggerezza, in parte anche di grande profondità. Quindi oggi mi sento tutta intera nel mio canale perché mi manifesto esattamente per quella che sono, cioè una donna a metà della sua vita che ama le cose belle, ama sicuramente le cose esteticamente significative, quindi sicuramente anche frivolezza, ma ama anche il bello nascosto, quindi il canale dei Hidden Beauty, la bellezza nascosta, cioè dov'è nascosto il bello? In un bambino malformato? Sì, il bello è nascosto anche in un bambino malformato. Dov'è il bello? Anche in un bambino che muore? Sì, in 15 anni di attività affiancando le donne in una sala parto, vedendo morire neonati, ho visto il bello di genitori che hanno accolto la storia esattamente così come è arrivata, che hanno accolto i loro figli esattamente così come sono arrivati, hanno gioito della loro presenza, della loro compagnia, anche quando questa è durata pochi minuti, ore o giorni. E vedere la bellezza di questi genitori manifestarsi anche nel benedire la storia, nonostante l'umano e oggettivo dolore di perdere un figlio, e riaccogliere la vita con fiducia, perché la vita va avanti e perché anche la morte si può accogliere come una delle cose della vita, così come accogliamo il bello, accogliere anche quello che oggettivamente è travestito da brutto e che ovviamente è doloroso, non si può dire di no. Cos'altro faccio? Studio, studio perché questo mio cammino, questo mio percorso mi ha portato a capire che la mia capacità di affiancare, di stare accanto alle persone nei loro momenti significativi non era tutta da dirottare sul discorso del prenatale e del neonatale. Mi sono resa conto che al di là del settore specifico dove io mi sono avvicinata per motivi contingenti, perché la mia storia mi ha portato a quello, con la storia di mio figlio, mi sono resa conto che comunque la relazione di aiuto, il sostenere gli altri, il saper esserci a fianco, il saper incoraggiare, il saper motivare è un dono a prescindere che ho sempre avuto e che ho esercitato anche nella mia famiglia sin dalla più tenera età. Per cui ho deciso di farne un lavoro, quindi mi voglio professionalizzare questa mia vena empatica di aiuto e così ho iniziato a studiare, a formarmi per diventare coach. Inizialmente avevo dirottato sul counseling socio-educativo, ho fatto un anno di scuola per diventare counselor, poi ho visto che quella non era la mia strada e che comunque con il coaching avrei potuto dare più sfogo al mio personale metodo e non seguire una filone pensato da altri, ma gestire un mio metodo personale. Quindi mi sono dirottata sul coaching, sto studiando, a dicembre avrò finito praticamente questo master che sto frequentando a Milano, dopodiché ci saranno altri 6 mesi di tirocini, simulazioni e supervisioni, eccetera, eccetera, e poi finalmente avrò la certificazione internazionale come life coach e inizierò la mia carriera, di imprenditrice e di professionista. Cos'altro? La mindfulness è un altro corso che sto facendo in contemporanea con il master in coaching, è una forma di meditazione, detto bene, non è la meditazione trascendentale, ma è una forma meditativa formale o informale che può riguardare chiunque, cioè è la ricerca di momenti speciali in cui cercare di concentrarsi sul qui ed ora, staccando un pochino da tutto, cercando di non farsi fagocitare dai pensieri,
cercando di vivere una vita più mindful, per l'appunto più consapevole, evitando il multitasking, evitando di accumulare pensieri e azioni sovrapposte l'una con l'altra e fermando il tutto per qualche minuto, respirando, ponendo l'attenzione sul proprio respiro. E non cercando di combattere i pensieri, ma vedendoli passare come fossero nubi nel cielo, senza giudicarli e cercando di riportare dolcemente l'attenzione al momento presente e al respiro quando questi pensieri cercano di distrarci. Questa pratica è per tutti, non ha religione, non ha colore, sicuramente trae la sua ispirazione dalla pratica buddista spirituale antica. Ma è stata sufficientemente occidentalizzata, portata appunto in Occidente da Jon Kabat-Zinn, ed è stata resa fruibile per tutti perché si è visto che la mindfulness praticata ogni giorno dà la possibilità alle persone di distaccarsi dalle proprie ansie, dalle proprie angosce, di rielaborare determinati vissuti, addirittura di regalare una maggiore tolleranza al dolore fisico, quindi è stata utilizzata come protocollo anche nel trattamento dei malati terminali e dei malati di sofferenza di dolore cronico proprio, e chiaramente aiuta tantissimo anche nelle situazioni di depressione, ansia e stress, attacchi di panico, eccetera, eccetera. Quindi è una pratica a cui ti puoi avvicinare tranquillamente. Se vuoi saperne di più, io ho una pagina Facebook che si chiama Mindfulness and Balance, ho anche il mio sito www.sabrinapietrangeli.com dove c'è una sezione dedicata in modo speciale alla mindfulness. Sto studiando da febbraio per questo corso, anche questa è una certificazione internazionale e penso di finirla più o meno entro l'autunno e quindi poi di iniziare anche dei percorsi, magari fare delle meditazioni guidate, di aprire una classe di allieve, vediamo. Ho comunque dei progetti e spero di poterli mettere a frutto. Queste sono le due domande più importanti che hanno già rubato 10-12 minuti, quindi figuriamoci se possiamo fare più domande. Poi, sei molto praticante? Allora, sono molto praticante? No, in questo momento no, lo sono stata. Sono molto cambiata riguardo alla mia visione di quello che è la spiritualità e soprattutto di quello che è la fede. Una volta mi avvicinavo molto alle pratiche, diciamo che più o meno si conoscono, sì, Chiesa Cattolica, alcuni movimenti interni alla Chiesa Cattolica, tra cui movimento neocatecumenale, carismatici, eccetera. Quindi ho avuto vastissima esperienza, circa 20 anni della mia esperienza sono stati pregni di queste pratiche, quindi situazioni di gruppo, quindi situazioni con percorsi già precostituiti. Mi hanno dato tantissimo. Sicuramente la mia spina dorsale è stata grazie a questo genere di percorsi. Con l'evoluzione della mia maturità, della mia storia di vita, soprattutto direi, e anche dei miei studi ultimi, nonché dell'avvicinarmi anche alla meditazione, anche a determinate altre filosofie, tra cui quella buddista, mi sono resa conto che determinate risposte non mi calzavano più, o forse non mi avevano mai calzato, ma magari mi ci ero un po' adattata anche per un discorso familiare, perché comunque praticavo con mio marito, quindi diciamo che insieme era più bello cercare risposte alla nostra storia, ad alcune vicende importanti della nostra vita e anche al fare determinate cose insieme. Questo negli ultimi tempi, per quello che mi riguarda, si è diversificato, per cui oggi non sono assolutamente praticante, nel senso che non vado a messa, non seguo più il discorso, diciamo, quello precedente. Sono molto autodidatta, studio tantissimo. Prego a modo mio, sto facendomi un'idea diversa. Sto facendomi un'idea diversa che mi sta regalando tanta serenità, tanta più coerenza anche in quello che sento proprio dentro come persona. Probabilmente sto riallacciando un pochino i fili di quello che da giovane, prima di sposarmi, avevo iniziato a intessere e che mi rappresentava molto. Poi mi sono fidanzata, mi sono sposata, insomma, siamo stati un po' presi dal turbine, quindi mi sto ritrovando molto del mio senso universale di fede spirituale che abbraccia tutti, che non giudica il diverso, che non si deve fare per forza un'idea su temi come l'omosessualità, l'aborto, su idee radicate, su principi aderenti a qualcosa già praticato da altri. No, sinceramente no. Mi piace abbracciare un amore molto ampio e molto privo di giudizio e non necessariamente per sentirmi qualcosa o qualcuno
devo abbracciare le idee di altri, chiunque essi siano e qualunque cosa rappresentino. Quindi, sinceramente, in questo momento la mia fede, la mia unica, credenza è amare l'altro, così come si presenta, qualunque cosa abbia fatto, di qualunque colore sia, di qualunque sesso sia, di qualunque, peccato si sia macchiato nella vita, non mi interessa avere un'idea su quello che è il suo operato, mi interessa solo avvicinarmi con grande curiosità, togliermi i sandali e sapere di entrare in un terreno sacro. Solo in questa dimensione io riuscirò sinceramente a fare il mio lavoro, quello per cui mi sto formando. E poi quello che avverrà non lo so, sta di fatto che in questo momento sto avendo grandissimo giovamento dalla filosofia buddista, senza però praticare nessun gruppo precostituito, non riesco proprio a identificarmi in quello che è già fissato da altri. Traggo ispirazione da, prendo quello che mi serve da, però ho necessità assoluta in questa fase della mia vita di farmi un'idea mia. Quello che sarà poi il futuro non lo so e non voglio che diventi legante raccontandovelo, perché sinceramente mi sento aperta a quello che l'universo mi porterà in questo momento. Poi, quindi la domanda come concili la meditazione con la fede, la concilio benissimo perché al momento la mia fede non vuol dire aderenza a una dottrina, non ho dottrine. Che meraviglia, ho finito di rispondere a questa domanda. Un'altra domanda, però non è firmata, mi dice: ciao, ti scopro solo ora, mi piacerebbe un video dove parli di come organizzi la spesa alimentare, se la fai giornalmente, settimanalmente, come fai a non sprecare nulla, grazie, sei molto diretta e simpatica. Grazie tesoro, chiunque tu sia. La spesa, allora la spesa, io non ho una giornata o una settimana specifica perché normalmente faccio spesa quando le cose finiscono, quindi che siano 5 cose, che siano 20, faccio spesa quando è necessario. Grazie a Dio ho possibilità di disporre di molto tempo libero o più che altro di una grande plasticità nel gestire i miei tempi giornalieri, per cui sinceramente vado quando c'è necessità di andare e me la cavo in questa maniera. E come faccio a non sprecare nulla? Evito di sprecare perché non ho queste grandissime risorse da spendere, quindi lo spreco sinceramente mi sta molto antipatico, quindi gli avanzi li conservo accuratamente e il giorno dopo li riciccio fuori. I miei figli non si fanno guardare dietro, sono di buona forchetta, per cui gli avanzi li mangiamo volentieri. Chiaro che se sono avanzi poco appetibili come pasta asciutta, a volte può capitare anche che ci infilo sopra un po' di parmigiano, un filino di panna da cucina se c'è, magari la infilo un attimo nel forno, oppure la posso sminuzzare e farne una frittata di pasta. Con la pasta avanzata la frittata è buonissima. Raramente butto, questo sì. E basta, questo quindi ho già risposto. Un'altra domanda che mi sembra importante, dopo chiudiamo. Come riuscire a vivere serenamente il presente con un passato ingombrante? Io ho un passato ingombrantissimo, ragazze, vi posso garantire. La mia vita passata familiare è costellata di grandi, enormi sofferenze, psicologiche soprattutto. Ho 50 anni, come ho fatto? Sicuramente ho fatto un grandissimo lavoro di analisi e di psicoanalisi. Io ho 16 anni e mezzo, grazie. A degli attacchi di panico ho capito che avevo bisogno d'aiuto e che da sola non ce l'avrei fatta e che non sarei stata felice perché comunque la mia vita era condizionata da una forte ansia e dalla paura di vivere questi attacchi. Feci psicoterapia circa 7 anni, non consecutivi, intervallati ovviamente con varie pause, però in totale 7 anni di analisi e i risultati li vedo anche oggi, insomma, perché ho una grandissima capacità di introspezione. Ho capacità di rielaborazione, mi rialzo sempre, posso concedermi un giorno che mi butto giù o che magari non voglio trovare soluzioni, ma è quel momento di stacco che mi serve per ripartire con più forza. Quindi tutto quello che oggi sono e quello che oggi riesco ad essere anche aiutando gli altri è grazie a questo grande lavoro di analisi. Ovviamente poi la vita, le mie scelte di vita, il matrimonio, l'accoglienza dei figli. La scelta di stare dentro una storia di vita importante come quella dell'accoglienza di un figlio disabile e di saperci stare, nonostante pensavo che ne sarei uscita distrutta, in realtà mi ha dato tantissimo la storia con mio figlio, mi hanno rinforzata tanto. Quindi, per quanto ingombrante sia il mio passato, alla fine ho deciso di fare delle mie ferite una,
diciamo, un trionfo di resilienza, no? E di frutto anche verso gli altri. Quindi ecco, quello che ti posso dire per vivere serenamente il presente: non combattere contro il tuo passato, accettalo, accetta che sia stato enormemente doloroso. Se non ce la fai da sola a rielaborarlo, chiedi aiuto, lavoraci sopra, ti costerà sangue, sudore e lacrime, te lo dico, ma ne varrà assolutamente la pena, perché ne uscirai migliore. Per quello che riguarda l'oggi, sappi che molto di quello che tu leggi del tuo presente lo leggi con degli occhiali che sono gli occhiali ereditati da un sistema familiare che ti ha fatto soffrire. È come se tu avessi dei filtri attraverso i quali vedere determinati colori, ma oggettivamente quei colori non sono realmente così. La realtà è molto più bella e soprattutto è neutra rispetto a come tu la leggi. Quindi, una volta capito questo, cerca di trasformare questo filtro che tu indossi, rielaborando il tuo passato e decidendo come deve essere il tuo presente, di conseguenza il tuo futuro. Questo lo puoi fare con un grandissimo lavoro di analisi, ma anche con una grande forza di volontà, con delle affermazioni positive, con il volerti bene, con il cercare di coccolarti tanto, di andarti a ricostruire proprio le fondamenta. Lì dove non c'è una figura genitoriale che ti può dare questo, tu puoi essere genitore di te stessa. Questa è una cosa che puoi scoprire attraverso l'analisi, che puoi praticare ogni giorno semplicemente guardandoti allo specchio e dicendoti: ti voglio bene, devi essere felice, voglio che tu sia felice. Riconoscerti nel diritto di essere felice e di avere una bella vita, perché non è giusto che il tuo passato condizioni il tuo presente, il tuo futuro in questa maniera. Cioè, non dobbiamo essere vittime di quello che sono i nostri trascorsi. Basta, questo è, tre domande, in realtà domandone, 21 minuti, ci basta così, ce ne sono mille altre, per cui vi do appuntamento a un prossimo video e vi esorto a continuare a scrivermi le vostre domande anche nei commenti qui sotto questo video, perché prenderò nota di tutte come ho fatto con queste e mano a mano saranno materiale di grandi, bei discorsi insieme. Vi abbraccio e vi bacio, buona vita, un bacio grande, ciao!